Ed eccoci qui ragazzi, come sempre benvenuti da Vianauta. Siamo quindi arrivati al 14° episodio di Assassin's Creed Unity. Quindi dopo aver trovato Elise ci siamo messi in fuga e mi sono spostato velocemente al caffè del teatro. E adesso c'è il prossimo episodio, quindi sequenza 7, ricordo 1, una timida alleanza. Buonasera, è di nuovo con noi la signora Leclerc, con cui stasera parleremo del raccolto. Signora Leclerc, secondo voi moriremo allora tutti di fame? Allora, ti sei dato da fare? Come immaginavo. Per trovare l'uomo che ha ucciso tuo padre, sì. Auguri. Ha ucciso parte dei miei alleati e ridotto tutti gli altri al silenzio. E non mi sono avvicinata a lui rispetto a 2 anni fa. L'ho visto. Cosa? Quando? Dove lo trovo? Non mi sembra una buona idea. Ti vuole morta, Elise. Che c'è? Vuoi proteggermi? Voglio aiutarti. La confraternita ha risorse, uomini. Non dirai sul serio. Non mi fido degli assassini. Ti fidi di me? Non sono cambiato molto, Elise. Elise, sono lo stesso che distraeva il cuoco mentre rubavi i biscotti. Lo stesso che è riuscito a tirarti fuori da quel frutteto pieno di cani. Va bene. Verrò alla confraternita. Ascolterò l'offerta. Offerta forse è un po' troppo. Ma è... Schifosa templare. Che hai in mente? Davvero? Sono un po' paranoici in fatto di sicurezza. 2 svolte a destra, 73 passi, giù per una rampa di scale, sinistra e ancora a destra. Ricordo bene? Che diavolo hai fatto stavolta, idiota? I templari intendono ucciderla. E tu l'hai portata qui? La confraternita ha risorse, uomini. Taci! Bene. Cosa abbiamo prosperità, qui? Cittadino. Mi chiamo... Per la miseria! Levatele la benda! È ridicolo! Io sono Elise de la Serre. Mio padre era François de la Serre, Gran Maestro dell'Ordine Templare. Sono qui per chiedervi aiuto. Continuate. Mirabeau. Dobbiamo riaprire questo dibattito? Voglio e devo, maestro Kemar. Se non vedi il vantaggio di un'alleanza con la figlia di François de la Serre, dispero per il futuro! Continuate, signorina de la Serre. No, ci risiamo. Non siete uomini con cui di norma tratterei, signore. Ma mio padre è morto, come i miei alleati templari. E se devo rivolgermi agli assassini per vendicarmi, così sia. Che stronzate! È un trucco! Per colpirci a tradimento. Io dico di ucciderla e spedire la sua testa. Bellec. Basta! Sarà meglio tenere questa discussione in privato. Se vuole scusarci, signorina de la Serre. Ma certo. Arnaud, forse puoi farle compagnia. Avrete molte cose di cui parlare. Arno! Sapevo eccoci che qua, sarebbe quindi andata seguiamo così. Elise. Dagli tempo, Mirabeau li convincerà. Riusciremo davvero a trovarlo? Dopo tanto tempo? La sua fortuna si esaurirà. François Germain credeva che la Frenière... François Germain? Sì. Ma dov'è? A bottega in Rue Saint-Antoine. Sì. Ma cosa... Elise! Dove va? Rallenta! Dai. Ma dove stai andando? Prima o poi pazza. Avrò la tua testa. Aspettami!
Mazza come corre per questa ragazza. Oh. Elisa! Ah, ma ci vuole seminare? Che sta facendo? Dai! Sensazione che tra un po' succederà qualcosa. Che stai facendo? Guarda come corre. Non sei stanca? Che cosa ti ha preso? Arno, François Germain era il vice di mio padre. Cosa? Fu espulso dall'ordine quando ero più piccola. Per opinioni non ortodosse su Jacques de Molay o qualcosa di simile. Ma dovrebbe essere morto. Da anni ormai. Forse lui non lo sa. Vorrei proprio fargli qualche domanda. Anch'io. Ok, andiamo a fare qualche domanda. Sono un po' a corto di munizioni. Ho dimenticato di ricomprarle. Vabbè, speriamo che ne usciamo. Niente. Di sopra. Il suo laboratorio era su. Andiamo. Ah, lei la vedo. Forse non era lo stesso Germain. Alto, grigio, occhi di due colori diversi. Va bene, forse è lo stesso Germain. Esamina la bottega. Sembra sia vuoto. E lì. Un po'. Non dirmelo, è una trappola. È una trappola. Quindi? Bene, guarda che c'è. Uccideteli! Beh, è stato divertente. Come quella volta a Marsiglia. Ma con un po' di sangue in più. Non c'è niente qui. Sapeva che l'avrei scoperto prima o poi. L'abbiamo perso ancora? Forse no. Cerchiamo bene. E dai. Chiusa. Forse potrei aprirla. Esatto. Adesso capisco perché era chiusa a chiave. Arnaud, guarda. È lui, il bastardo che ha ucciso mio padre. Dobbiamo dirlo a Mirabeau, prima che... Ci penso io. Ci vediamo a casa di Mirabeau. Ok. Sta giù. Sì. Tu li vedi? Le finestre al di là della strada. Attenzione! Guarda quanti. Ok. 5 colpi alla testa. Non lo prendo da qua. Ah, vedi? Dove stanno gli altri? Oh, dove vai? No! Adesso mi sparano, lo so, me lo sento. Sta qui vicino al muro? Ok. Ok. Va bene. C'era l'ultimo lì. Devo vedere il modo di riuscirlo a mirare perché. No. Non posso mirarlo da qui. Alzati, dai. Un po' sul becco. All'angolo proprio giusto.
Ok. Ah, finita così. Iniziato. Quindi... Qui vescovo. Mi senti? Hai fatto un ottimo lavoro. L'hai trovato. François Thomas Germain. Gran maestro dei Templari, nonché un saggio. A quanto sappiamo, è il secondo saggio salito al vertice del potere Templare. È preoccupante. Finché non sapremo altro su Germain, resta con Arnaud. Forse è sopravvissuto al Gran Maestro e può portarci al suo corpo. A più tardi. Quindi ragazzi, come sempre vi saluto, anche questo episodio è finito. Fatemi sapere se vi è piaciuto o meno nei commenti. I soliti non mi piace, non mi piace. E non dimenticate di iscrivervi al canale, Tu, proprio tu, tu che non ti sei iscritto ancora, lo so, sei sempre quello dell'altra volta. Questa volta però, per favore, iscriviti. Dai, che ti costa? Un click. Ciao ragazzi!